circa 3 secondi per dirvi questa cosa perché poi devo scappare. Sto per fare una cosa molto cattiva a Vale, quindi venite con me. Ho tra le mie mani due elementi fondamentali. Il primo sono questi, che sono degli slip da donna, e poi le chiavi della macchina di Vale. Sono scesa in giardino e, carino, guardate qui, ci sono tipo delle bottiglie. Vorrei capire quando Vale ha dato una festa senza di me. Boh, stanno qui a terra nel giardino. Mi sa proprio che dovrò chiedere un paio di spiegazioni a Valeria. Metterò questi slip sexy da donna nella macchina di Vale, li lascerò tipo nel sedile di dietro, tipo così ora, lanciati molto... No! Lanciati molto random. E farò impazzire Vale mettendolo alla prova. Però voi mi dovete commentare due cose. La prima è se sono o meno un genio, e ovviamente dovete commentare di sì sotto questo video. La seconda è, guardate come sono carine le mie treccine, cioè datemi un attimo di attenzione e di soddisfazione perché ci ho messo 30 anni a farle. E ora qui dentro sto squagliando, quindi usciamo dalla macchina e andiamo a rompere le scatole a Vale, dato che non gli rompo le scatole da troppo tempo, non va bene. Chiudiamo tutto e nascondiamo le prove. Ora andiamo a rimettere le chiavi al loro posto. Guardatelo, raga, non ci posso credere, evento più unico che raro. La camera di Vale è perfettamente in ordine. Cioè, io non ho mai visto questo letto così Infatti lì non vedi ordinato. camera mia da un paio di giorni, Cioè, sbaglio. vi giuro, questa cosa è sconvolgente, è assurdo. Raga, è lei che mi crea il disordine in casa, solitamente è ordinata, ma... Io ti creo il disordine in Sì, mi casa. sono tornato, voi non lo sapete, lei distrugge tutto, crea casino ovunque. Cioè, lascia il tuo cibo, tipo, in camera mia sulla Vabbè, il mio destra. cibo ci sta, insomma, dove lo dovrei mettere il mio cibo? Non in camera mia, ma in camera tua in cucina, tipo, No, non lo so. non mi piace. Comunque, allora, Vale, vogliamo andarci a fare... Guardalo come è nascosto. Chi è? Bulletto? Ciao! Che stai facendo lì sotto? Billy! Vuoi Sei uscire anche nascosto. tu? Vedi, Boom! Billy? Mamma mia! Eccolo qua! Billy, che dici? Ce l'andiamo a fare un giretto? Un Dai, andiamo, giretto? imbocchiamoci, andiamo. Vogliamo andare? Dove vogliamo andare? Dobbiamo andare a mangiare, non c'è niente in casa, c'è la tua banana, andiamo. Vabbè, però era buona. Ok. Cioè, sarà tipo una vita che non vengo in macchina con te, Io non perché riesco a mettere non la siamo proprio cintura. usciti in questo periodo. Ma non è vero, stai esagerando. Io sono sceso tantissime Lei è sceso tantissime volte. Infatti sì, si è andato da un sacco di parti, eh. Vai, sì. Chissà con chi. Chissà, i segreti, la Tu e vita segreta Sara. di Valerio Lago. Io e Sara sicuramente. Una cosa bella è che la mia felpa è fosforescente, quindi io sono praticamente metà fosforescente, raga, incredibile. Sì, aspetta, volevo prendere un attimo il pensiero di Billy da dietro. Vai, prendi un attimo. Ma che è quella roba di lui? Che hai lasciato? Ha lasciato lui, danno è qua. Ma non sono mie! Valerio, non Le sono le dimenticate, mie! macchina mia. Che schifo! Ma chi ti sei portato in macchina? Pervertito! Uno che urli, due non sono né mie né di nessuna. Sono tue palese. Non sono... Valerio, ti pare che queste sono le mie? Ti pare che io non conosco le mie mutande? Ma tutto a posto, mamma mia, che Levamela, senso? ma com'è possibile sta roba? Levamele da addosso, chissà dove le hai messe e chi le hai tolte. Di chi Non è sono? Di Sara? nessuna, no. Sono di Sara? Chissà, sei seria? Sono di Stai Sara? scherzando, Dici solo spero. se sono di Sara? No, non sono di Sara, non so chi siano. Se non sono tue, leva ste mani da ste mutande. Valerio, che hai portato in macchina? Luisa, sono tue, le lascia Stiamo tenendo in mano. registrando. Raga, io non Raga, no, porto non sono mie delle assolutamente ste mutandine cose, nella macchina. Cioè, ma vabbè, sta che annoiata, sono tue sicuro, io non è? c'entro Valerio, fai nulla. schifo, fai schifo. Ma te sei Siamo seria, stai entrati in macchina, ho la scherzando? clip testimone, te che dici? Sto facendo tanti viaggi, io in macchina, entro E che vuol e dire? esco. E chissà chi se Vuol ti dire che sei portato in sono... macchina. No, nessuna... E allora ci si sono Non credo che... teletrasportate. Ma secondo te Sara è venuta qualche giorno fa a lasciare le mutande qui? Si dimentica di rimettersi le mutande? Metti caso che davvero come pensi te che è venuta qui Sara, abbiamo fatto le cose, si dimentica le mutande. Va bene, Si ora dimentica contatto lì. Sara. Ma che vuol dire contatto Sara? Non sono sue. Non sono di Sara, te lo assicuro. Lui Sara, finisci di fare l'idiota. Ti ho Fammi detto che non mi contattare far Sara! fare figure di merda, che devi dire? Allora, Sono delle vedi che mutande, sono non sono di tue? Sara, no. Non sono di Sara e non sono di mie amiche. Non so di chi cazzo Vabbè, stanno e togliamo sto perché video stanno perché mi qui. sta Ma che schizzando. contatto? È venuta Sara. È venuta Jasmine l'altra volta. Ma non sono assolutamente Ma non sue. gliel'hai detto? Quando? Non mi hai detto Ma per niente. 20 minuti è entrata. Che eravamo andati tutti al bar e lei serviva il passaggio per il ritorno. Non ci posso credere. E Ma non mi hai stava detto pure Sara, che niente. ti devo dire? Ho dato un passaggio a Jasmine 20 minuti.
Non me l'hai detto. Non lo so, ti devo dire ogni virgola. Luisa, stamattina alle 10:30 sono andato in bagno, lo sapevi? Non te l'avevo detto, assurdo, eh? Che non lo sapevi. Quindi sei portato Jasmine in macchina? Come no, gli ho dato il passaggio, c'era anche Sara. E non credo che lei abbia lasciato le sue mutande in macchina mia così a caso. Ma ti assicuro che non ho portato nessuna ragazza qui. Penso non abbiamo fatto cose. Male. Non mi farebbe pure un... Non lo so, un po' schifo dentro la macchina. È camera mia se devo fare qualcosa, non in macchina. Vale, pur di nascondermi le tipe che porti. Ma non ti ho mai nascosto nessuna tipa. Ogni volta ti dico quando viene una. È capitato di rado che non ti ho avvisato perché magari stavi già tutta arrabbiata di tuo. Ma di base ti avviso e ti ho avvisato sempre nell'ultimo mese. Non penso di avere segreti con te. Appunto, è capitato di rado significa che è capitato. 10.000 anni fa, Lu, e già sai tutte le situazioni. Vabbè, vale a ridare alla sua legittima proprietaria. Vabbè, dai. Mi vuoi accompagnare a fare la spesa oppure devo Ma andare? Ma col cavolo, questa macchina mi sa di sudicio, io me ne esco. Ma veramente fai? Ti fa di sudicio? Tu hai fatto tutto quanto. Questa macchina è sudicia. Io sono appena tornato alla spesa dove Luisa non mi ha neanche accompagnato. Ci ha lasciato me da solo a fare la spesa per queste cose che non sono neanche mie. Vi assicuro che non sono mie e che non ho portato nessuna ragazza qui. Cioè Luisa ha anche vloggato tutta sta roba. Quindi secondo me ha fatto tutto quanto perché è uno scherzo e le mutande sono sue. Mi vuole far iniziare la giornata con gli scleri. Quindi voglio vedere la sua reazione, adesso la spiazzo un attimo, le dico che effettivamente sono di alcune mie amiche, cosa che non è vero, una clip del Simone che non è vero, così che vediamo la sua reazione, vedo di sgamarla, sono scherzo, perché davvero cioè, mi ha lasciato solo fare la spesa e mi ha urlato in orecchie per un'ora, per cose che non sono mie, che io non c'entro nulla e non va bene. Voglio parlare un attimo, oppure sei ancora tutta agitata? No, vai, parliamo. Ok, niente, queste mutande penso probabilmente siano di Sara, perché è l'unica persona che è venuta in macchina e si era tolta le vesti là dentro, quindi per forza devono essere sue. Sara, che si è tolta? Che queste, se le è tolte lei probabilmente, non mi ricordo come erano fatte, ma... È l'unica cosa, no. Mi spiace non te l'avevo detto, ma sapevo già le tue reazioni. Sara si è tolta i vestiti davanti a te, scusami, in macchina. E perché? Si doveva cambiare, si è andati un attimo in un parcheggio, si doveva cambiare, non ho capito che cosa teneva. Davanti a te? Siamo mega amici, qual è il problema? Tu non esci come minimo dalla macchina? Sì, infatti, è quello che ti sto dicendo. Perché tu parti dal presupposto che io sono rimasto lì a guardare? Non ho detto assolutamente sta roba. Lei si è dovuta cambiare in macchina, teneva il ciclo, queste cose qua, non volevo entrare nei dettagli, probabilmente saranno sue, è l'unica soluzione. Quindi non lo so. E che ne sai? Non siete andata davanti a me. Che ne sai? E stanno le mutande là dentro, se non sono tue, io dico che non sono di altre mie amiche, per forza sono sue, che è l'unica che... Ma non è un po' troppo eccessivo questo vostro rapporto? Cioè, no, vale, ma... Lu, scusami, ma se lei tiene il ciclo del notte, che dobbiamo fare? Ci accostiamo e la faccio cambiare un attimo in macchina, scusami. Che senso ha questa reazione? Non stavo dentro la macchina, sono uscito un secondo, non l'ho guardata. Non mi metto a spiare le ragazze in macchina, cioè aiuto, un po' anche meno. Vabbè. Comunque, vabbè, è più tua amica, dagliele te, che a me fanno pure senso queste cose. So cose vostre da femmina, gliele dai te. Allora, queste sicuramente non sono di Sara. E come, ma non sono di Sara? Sì, io in macchina per farti uno scherzo. Ah, sì. Quindi cos'è di Sara? Ah, sì. Ah, sì. E io non c'è, cioè, non me ne accorgo. Io delle amici mi fanno scherzo. Sta inguaiata. Se ti sento inguaiata, sì. Billy, glielo vuoi dire pure te? Tu in tutto ciò però davvero mi hai lasciato fare la spesa da solo. Sei un infame, quindi adesso tu riscendi e ti fai la spesa perché ho comprato solo le mie cose. Non ho fatto la spesa dei tuoi budini, eccetera. Già, ma stai scherzando? Tu non mi hai appeso, mi volevi menare dentro. Hai inventato tutto uno scherzo pur di non andare a fare la spesa. E secondo te io ti compravo pure le cose? Ma era non per lo uno so. Scherzo! Ah, per lo scherzo tu mi hai lasciato da solo fare la spesa. Già, veramente fai biscotti. No, non è vero, non è vero, io te l'ho fatto, non sono un infame come te. Ok, voglio andare a cucinare, cucini te assolutamente, dato che ti ho sgamato lo scherzo. Ma e ho fatto la spesa. Fatto no, che non è successo, Lu, no. Ma veramente fai, è ovvio che non è successo. Non si cambierebbe dentro la mia macchina, non lo so. Sei proprio un cretino. Wow, con che ti avevo fatto lo scherzo perfetto. Ma se non è il mio era più simpatico. Wow, mi hai battuto al mio stesso gioco. E dai, questo... E che cacchio, è la seconda volta che lo fai. Come me ne faccio? Ah. Mi sto mezz'ora a fare.